geologico per dare spazio a questa idea di editoria che si sta espandendo. Sì, è proprio un'esigenza anche creativa, un'idea che contagiosa per autori e lettori. Sì, una specie di istigazione a delinquere nel campo editoriale. Esatto, giusto. Sì, istigazione a delinquere, quella parola esatta. No, in senso pacifico naturalmente, perché parliamo di carta e non di dinamite, poi uno fa il suo percorso, noi iniziamo con la carta. E questa è la prima, è dedicata all'editoria creativa ma anche alle autoproduzioni, all'autoeditoria, ed è un evento unico, diciamo, è la prima volta che c'è un evento di questo tipo in Italia chiaramente, ed è secondo me straordinario, perché ci sono veramente tante persone che fanno delle cose veramente particolari che non si vedono in giro, non si trovano in giro e non hanno nulla a che fare con l'editoria ordinaria, perché sono pezzi unici, sono interventi, sono cose veramente straordinarie, insomma, secondo me. È come se i libri parlassero. Io attraverso i libri che vedo le persone che l'hanno fatto, riesco a sentire, cioè, e questo per me è magnifico, veramente mi commuove anche, devo dire la verità. Perché il libro non è più soltanto un oggetto piatto, quindi seriale, riprodotto, ma diventa un oggetto che puoi toccare, che si apre, che ha dei colori, che ha degli oggetti, diventa cioè l'espressività si moltiplica a livello esponenziale proprio. Sono progetti dove, diciamo, la parola scritta ha un'importanza relativa rispetto all'immagine, e c'è sempre un'interazione con chi li acquista, nel senso che spesso sono oggetti da completare a casa, quindi sono prelibri, sono fogli, insomma, dove ritrovi l'immagine ma dove il testo alla fine devi andarlo ad inserire tu in alcuni casi. Vi ringraziamo per aver aderito a questo evento, che è il primo evento che si realizza qui a Milano dell'editoria autoprodotta Casalini. E siccome questo è libero, avete capito che non è una cosa seria. È un altro modo di fare i libri, che prevede l'utilizzo di materiale cartaceo recuperato e soprattutto prevede il fatto che chi scrive il libro, oltre a scriverlo e a realizzarlo, inserisca manualmente degli strappi, dei collage, degli interventi, dei piccoli pezzi di legno, della carta fatta a mano, che intervenga cioè manualmente su ogni libro, che diventa così un esemplare anziché un prodotto seriale. E questa è l'editoria creativa casalinga, un libro che sia più che sia un esemplare unico, ma che sia anche fruibile da tutti, quindi non salire sul piedistallo dell'artista, ma fare un qualcosa di unico, di particolare, di fatto a mano, ma comunque anche per tutti, insomma, quindi realizzato anche più facilmente, più velocemente, senza fronzoli o esagerazioni. Avevo già pubblicato diversi libri e a un certo punto ho fatto una raccolta che è Madre Marghera, sulla zona industriale veneziana. Questo è il primo libro, che però, nonostante l'iniziale interesse degli editori, vedevo che poi prendevano paura. Sono 7 serie, 7 poesie ciascuna, e praticamente descrivono il disagio dell'abitante della zona industriale, da prima del processo petrolchimico. Quindi c'era molta censura e anche autocensura. È un sistema di distribuzione alternativo rispetto alla grande distribuzione di massa, diciamo, e quindi siamo aperti a scambi con altre persone, o gruppi o collettivi che siano, che fanno cose simili alla nostra, quindi prettamente autoproduzioni, non solo nell'ambito letterario ma nell'ambito anche musicale, visto che le fanzine sono nate in ambito punk. Noi siamo molto legati a questo discorso perché nasciamo libreria, e siccome è proprio vero che in Italia la libreria sta veramente morendo, soprattutto per questioni di costi, bisogna un po' lanciarsi su qualcosa di alternativo, siccome diciamo che nella nostra testa c'è sempre carta, c'è sempre libro, ci siamo detti perché non abbracciare questa filosofia del riciclo, del riutilizzo, del riproporre. Nel frattempo a me personalmente è venuta questa grossa ispirazione, ho detto non mi rivolgo più agli adulti perché secondo me ormai è una generazione bruciata, ho preferito rivolgermi ai bambini e da qui è nata l'idea di proporre tutte queste storie che sono storie a tema, hanno anche diciamo un valore secondo me abbastanza etico perché raccontiamo il vissuto ma lo vogliamo spiegare ai bambini. Quindi ad esempio abbiamo queste edizioni che sono l'acqua rubata legata alla saga della privatizzazione dell'acqua presunta tale, spaziamo poi su discorsi animalisti, su discorsi vegani anche e poi abbracciamo anche tantissimo la salute naturale perché la nostra libreria in origine è una libreria legata esclusivamente a libri dedicati al benessere e salute naturale, cosa a cui noi crediamo assolutamente. Circa 10 anni fa c'è venuta l'idea di, siccome già scrivevamo per gli editori, c'è venuta l'idea di fare sempre i nostri testi, però in un altro modo. Insomma, volevamo staccarci un po' dal libro classico. Veniamo entrambi dal mondo dell'arte, gestivamo una piccola galleria che si occupava di arte contemporanea e poi da lì, con la passione per la stampa di entrambi, piccolo laboratorio, siamo andate in giro per circa un anno a cercare un po' di macchinari adeguati e spesso ci siamo trovati presso pompe funebri a recuperare, a raccattare vecchi materiali come caratteri mobili così un po' per caso, devo dire la verità, non è che ci siamo messi lì proprio a tavolino, dobbiamo decidere come fare il libro diverso, perché così un po' per caso, da una copertina che abbiamo pensato di fare per un libro che avevamo scritto che parlava di spazzatura, abbiamo detto almeno facciamo la copertina in un altro modo, perciò abbiamo recuperato, mi ricordo, dei cartoncini da amici oppure forse li avevamo a casa, dalla copertina siamo passati a cucirlo, perciò l'abbiamo rilegato e il primo titolo, che si chiamava L'irresistibile tenerezza della spazzatura, ormai ti parlo di 10 anni fa, forse anche di più, e l'abbiamo fatto vedere a degli amici, ce l'hanno comprato subito e lì abbiamo capito che si poteva fare tutto, perciò non abbiamo più smesso, tutti i testi che abbiamo fatto dopo li abbiamo fatti in quel modo, sempre di più, sempre esagerando. Questo è buffo. Questo è finalmente molto giocoso, nel senso che i protagonisti sono i cocci, cioè i frammenti ceramici delle antiche ceramiche veneziane. Da una parte c'è una poesia e dall'altra parte, se giri, c'è la prosa, in modo che attivi i due emisferi, il destro e il sinistro. Al centro hai i simboli della rotazione, questi sono simboli che non sono mai stati investigati ed è il centro che tu giri e attivi entrambi gli emisferi. È un progetto recente, si chiama In Pubblico e noi andiamo a rilegare in maniera molto artigianale, a impubblicare diciamo, la storia di qualcuno che ci è piaciuto in particolare e che è un oggetto diciamo, che ha la funzione di facilitare diciamo, il compito di andarlo a portare presso una casa editrice. È un libro fatto a scatola. Dove sono 10 cartoline con francobolli originali e il tema di uccellini con xilografie stampate con le gabbie dove praticamente si va ad analizzare tutti i vari tipi di approcci che si può avere con la propria gabbia. Questo che ho qua è una fanzine letteraria, una fanzine è una rivista autoprodotta in poche parole, cioè fatta in casa con pochi mezzi, fotocopiata. Rilegata a mano, tutto quello che vuoi. L'idea è quella di raccontare delle storie attraverso un biglietto da visita. Questo ad esempio è il biglietto da visita di Meucci Garibaldi, che non tutti sanno che Garibaldi, visto che sono 150 anni in Italia, visse 3 anni a Staten Island, a New York, insieme a Meucci e in questi 3 anni fecero i fabbricatori di candele. Questo è l'indirizzo della loro casa, attualmente c'è il museo. In pratica la chiamiamo così, è una mini unica edizione illustrata di una storia ancora da scrivere. In pratica è una storia che è scritta al contrario, ossia noi abbiamo già creato queste illustrazioni, tutti, pur essendo tutti pezzi unici, però hanno tutti degli elementi in comune, ossia degli elementi mobili che hanno un'utilità, ossia servono a chiudere il lavoro, ma servono anche, diciamo, a far sì che la storia scorra e che ci sia una sceneggiatura all'interno di questa storia, che non sappiamo ancora quale sia, ma in realtà una storia c'è e sicuramente è da montare, ecco, è una storia da... fino ad arrivare appunto a questa cosa qua che è la cretinata che mi sono fatto io, è una xilografia di Bob Marley, una riflessione sulla confusione pop, come c'è scritto Bob Dylan sotto, quindi... Siccome è una cosa un po' strana, allora ci si sente un po' dei marziani, quando trovi un altro marziano è un senso di sollievo, anche in senso psichico, perché cominciavi a preoccuparti di te stesso, per cui... come quando io ho letto per la prima volta Kropotkin, ho detto cavolo, ma allora non sono pazzo, c'erano degli altri pazzi, e allora questo sicuramente dà un sollievo. L'importanza data alla stampa come valore intrinseco, perché comunque, ecco, nel senso, anche andando a produrre cose in piccole serie, però ogni pezzo, comunque ogni stampa si diversifica, no? Dall'altra, per cui è proprio un valore intrinseco che spesso non passa come valore, oppure ha bisogno comunque di ambiti particolari per farsi capire. E allora ecco qui la decisione di inserirsi all'interno di spazi come fiere di piccola editoria. È una scintilla, oggi e domani sono due scintille che faranno prendere altri fuocherelli, come sta già succedendo, quindi sicuramente ci sarà un'evoluzione, magari non a Milano, in un'altra città. Stiamo notando che ci sono sempre più persone che vogliono farsi i propri libri e che si rendono conto che pubblicare un libro non è soltanto per diventare famosi, l'obiettivo non è quello di diventare famosi o fare 100.000 copie, ma attraverso l'editoria creativa si arriva a fare il proprio libro, a farne pochi, ma a riuscire anche a farlo vedere agli altri e a realizzare se stessi per prima cosa, ed è un metodo alla portata di tutti, infatti ognuno lo fa a modo suo, e questo poi è il bello dell'editoria creativa. Se non ci si unisce ci si perde, e quindi la cosa importante è proprio trovarsi in queste realtà. L'Interstellare degli editori creativi Casalini, che è una libera congrega di pazzi che fanno i propri libri, e infatti siamo qui a far vedere questi libri all'interno.